Ciao, oggi vi farò vedere come trovare l'oro. Eccomi! L'ha ripreso! Perché? Perché? Tu ci riesci? Tu dimmi, ci riesci a fare il calcestruzzo in piedi su una zampa? Io forse. Quando volete viaggiare, scegliete Overlandscape Family. Scegli Overlandscape Family per panini sempre più buoni. Overlandscape Family. Non mi ci vedreste in una vita da camper proprio, bellissimo. Mio Dio, raga. Hai bagnato? Quell'acconciatura di oggi è stato incastrare questo fantastico coso qua insieme a una treccia. Fine, questo è il mio hippie wild style. Stile dei boschi. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti in questo vlog. Ho ancora la voce che fa schifo. La giornata al fiume mi ha proprio stancata tantissimo, sia perché sono andata in giro per un'ora col metal detector e pesa parecchio, non sono abituata e quindi sono un po' così cottarella con questo caldo, con il poco allenamento che ho dietro alle mie spalle, quindi cioè. E in più mi sono abbronzata, come potete notare, cioè più che abbronzata mi sono ustionata, ho preso un po' di sole. Non volevo prendere il sole, in realtà io sono stata tutto il tempo col cappello gigante e sotto la tenda che aveva fatto mio fratello. Però nonostante questo mi sono bruciata, perché il sole, ovviamente la luce, i raggi UV passano ovunque. Oggi ci ho messo un po' a svegliarmi perché ho voluto riposarmi da ieri. In più erano 2 giorni che non dormivo, perché la sera prima avevo dormito solo 2 ore, quindi ero reduce da una serata molto molto hardcore, anche qui molto power, perché dietro di me potete vedere, si nota tanto, si vedono patatine giganti, cose. Dietro di me c'è un art and craft in corso, perché abbiamo iniziato a creare delle cose che sono un'idea di quello che vorremmo creare. Non vi sto a dire troppo, però vi faccio vedere dopo ovviamente i prodotti che ho creato io. È stato un sabato sera molto molto artistico. Sono stata svegliata da un campanello, il mio. Mi sveglio, vado a vedere la finestra e sapete quando vi svegliate che siete appannati, no? Che non vedete bene? Mi affaccio alla finestra e vedo questo viso di questa persona adulta. Il mio cervello ha realizzato, il mio sguardo un po' meno, quindi ho fatto 1+1 col cervello e lo sguardo e ho detto ok, io quella persona non ti apro. Ma poi che vuoi? C'è questa persona, questo signore, che è un signore molto simpatico, ha l'età di più o meno di mia mamma, conosce mia madre perché mia madre fa un lavoro che le permette di essere a contatto con diverse persone, no? Quindi giustamente quando le arrivano in cassa lei ci parla, ci chiacchiera. Mi presenta questo signore simpaticissimo, inizia a salutarmi quando mi vede in giro e inizia a fare delle battute un po' provocatorie sulla mia figura, sulla mia persona. E inizia a dire tipo, ah ma potremmo uscire io e te, oppure potremmo andare a fare aperitivo io e te, dai andiamo a fare aperitivo, ma con fare molto molto convinto, cioè tipo adesso glielo chiedo e andiamo. Quando io magari andavo in centro a fare i cavoli miei, capitava di trovare questa persona che mi fermava e mi teneva a parlare, vi giuro, un sacco di minuti. Io sono molto educata perché non riesco a mancare di rispetto alla persona, anche soltanto dirgli scusami non posso, devo andare, cioè col fare proprio da ho un'altra via, non è la tua. Non riesco e mi fermo a parlare col sorriso, ascolto, attendo che finisce il discorso che mi vuole fare.
E poi con tutta la semplicità del mondo dico: dai, va bene, adesso scappo che devo andare. Comunque grazie, ci vediamo, ciao ciao. Peccato che ultimamente non riuscivo più a togliermi dalle grinfie di questa persona, che con tutto il bene del mondo, con tutto il provarci del mondo che puoi fare, però 30 anni di differenza non mi interessi, ti saluto e ti porto rispetto solo perché conosci mia madre, che sei un cliente, ma neanche, cioè, a dire è un amico di mia madre. Più volte mi ha detto: passo a casa tua a trovarti, perché passo spesso nella tua via, passo a casa tua a trovarti, dai, la prossima volta mi fermo a bere un bicchiere d'acqua, dai, la prossima volta mi... No, ed è passato a bersi un bicchiere d'acqua, era vestito da... no, cioè non ti... ma con quale concezione? Non sono bella, punto primo, perché mi vedi sveglia, cioè se gli avessi aperto con la faccia che avevo quando mi ha suonato, di sicuro non avrei... Ecco, sono stupida, avrei dovuto aprire la porta proprio in quel momento, così mi avrebbe visto e non avrebbe più attaccato bottone, invece no, io mi sono rifugiata in camera, ho aspettato che se ne andasse. Questa cosa è una violazione della privacy e della mia buona educazione, perché io una certa poi sfollo, cioè nel senso ci riesco a stare educata, però poi sparisco, cioè anche no, non mi stare così addosso. Mamma mia, ma la gente, ma poi tutti a me sti pazzi. Buongiornissima, adesso mi preparo comunque da mangiare. E vamos. Come vedete c'è questa bellissima tortina alla nocciola che ieri abbiamo avanzato, che mi hanno portato i miei amici Uicui, e quindi sarà la mia colazione in parte con un uovo e il caffè freddo. Niente di che, anche perché fa caldo e non ho altre idee. Ieri al fiume, non dirò al lago, fiume, è stato molto bello perché mi sono rilassata tantissimo. Nonostante appunto il metal detector mi abbia fatto un po' male. Ci voleva. Bello, poi in famiglia con i miei nipotini, mio fratello, mia cognata. Poi c'era giunto mia madre, ha fatto entrare anche il suo cane Shiva. Che non so se vi ricordate, mia mamma ha un cane. Asia non c'è più, per chi mi segue da sempre. Asia non c'è più, che è il cane che avevo io, che poi aveva tenuto lei, è mancata. E ha preso Shiva. Shiva è un cane che arriva da un canile, ma in realtà era tipo in mezzo al nulla, ok, abbandonata a se stessa, e ha paura del mondo questo cane, cioè veramente paura dell'essere umano, dei rumori, di tutto. E per lei entrare in acqua ieri con noi davanti è stato un gran traguardo, quindi bellissimo, ho fatto un sacco di riprese, avrete anche visto, molto molto bello, sì. E solitamente ci incontriamo comunque a casa di mio fratello, invece andare proprio in un posto completamente diverso, fuori dalla zona comfort di tutti, aiuta, serve, fa bene. Intanto che aspetto il caffè vi faccio vedere, qua c'è come vedete l'angolo art and craft, vi faccio vedere quello che ho pensato con questa box. Innanzitutto la levigatura, cioè non so se percepite gli angoli smussati, ogni angolo smussato e arrotondato, fatto con la mia lima per le unghie, con tanta passione, e poi senza stampi, senza indugi mi sono messa a disegnare foglia per foglia a mano col pennellino e tutti questi fiorellini viola. E all'interno si può poi mettere un sacco di cose, si possono mettere un sacco di cose. Una cosa molto importante, il DAS in estate si asciuga velocemente. Questo è uno dei piattini che devo limare i bordi, che ho fatto con la luna e il portincenso. La salvia bianca con lo spago, con un po' di rosmarino anche, per purificare, che deve prima seccarsi, diventare super super secca e poi si può utilizzare. Ah, qui dentro poi c'era anche il sale che devo completare perché ho tolto l'adesivo di questo barattolino, e all'interno ho messo la rosa, un bel po' di rose, ho fatto tipo una decina di rose, le ho schiacciate tutte, le ho pestate tutte, frantumate, e messe all'interno del sale. Quindi adesso è sale alla rosa, poi devo completare, volevo mettere un po' di rosmarino. Qua poi già che c'ero ho dipinto l'alienino che devo ancora finire e il cielo azzurro, che non è che mi ispirano tantissimo questi due, però li ho voluti fare giusto perché ero dietro a dipingere con la scatola e ho finito di fare anche quei piattini lì. Anche qui, come vi ho detto, è stata una giornata super produttiva, ma ci vogliono ogni tanto queste giornate qui anche per scaricare lo stress e l'ansia della settimana, del periodo. Fare queste cose artistiche da soli, in compagnia, vi giuro, Vi mette il focus proprio da un'altra parte. Anche per questo che io tante volte mi metto con la chitarra, mi metto a dipingere, mi metto a scrivere, fare l'agenda, stare un po' al computer a scrivere proprio della mia vita, dei miei flussi di pensiero che ho. E questo mi aiuta tantissimo a scaricare quella parte e concentrarmi su altro. Poi ovviamente se hai dei problemi, se hai dei
punti in sospeso nel tuo cervello che rimangono sempre attivi. Questo può solo aiutare, poi vanno affrontati, poi vanno cercati dei modi per capirci e vanno cercati dei modi anche per affrontare questi problemi che eventualmente tornano sempre a galla. Però quando si tratta anche di ansia, un po' così, di ansia di vita, un po' di stress, vi consiglio di fare queste cose perché vi aprono proprio un altro mondo. Oggi però fa più caldo del solito. Più altro si è scaldato in questi due giorni. Aveva piovuto, aveva fatto fresco, ma è tornato di nuovo il caldo. Ok, sono pronta per uscire, adesso mi avvio e vado a cercare la lavanda e prendere anche il cibo dei gatti. Welcome back! Sono tornata dai miei giri, ho messo tutto l'impegno del mondo nel camminare, perché non ve l'ho detto che mi sono fatta male al tendine e al malleolo del piede destro, però riesco più o meno ad adagiare il piede e camminare. Anche ieri al lago è stato panico. Quindi ci ho messo un sacco a camminare, però ho fatto tutte le commissioni, ho comprato cose che avevo finito che mi servivano, tipo questo straccio per il lavandino, i miei linee, il cibo dei gatti per stasera e i prossimi tre giorni. E poi sono andata a Ro perché in realtà stavo cercando la lavanda che non ho trovato. Poi mi sono presa per adesso per fare merenda una bellissima tortina che è la prima volta che la vedo nel reparto frigo freschi. Ed è un pane e semi di loto. Mi fa piacere, ora me la scofanerò tutta. Mi sono dimenticata di prendermi un qualcosa da bere, quindi berrò l'acqua. Lo svuoto alla spesa più sintetico e allo stesso tempo interessante della vita. Chi mi segue sa che a me piacciono i ciabaghetti. Ho un debole per i ciabaghetti. Dei noodles istantanei da preparare con questa salsa ai fagioli rossi che mi fa smattare. No, vi giuro, questa salsa è la vita. E quindi sono mesi che io cerco di parlare con qualcuno lì del Ro, poi vado, magari mi dimentico. Oggi ho trovato la ragazza lì presente che stava sistemando e le ho chiesto come posso riprodurre i ciabaghetti a casa. Ho preso la pasta di fagioli, che è già zuccherata, in realtà è già fatta, semplicissimi noodles istantanei, e successivamente potrete godere dei ciabaghetti fatti in casa. All'interno c'è acqua, soia, farina di grano, sale, zucchero di canna e basta, fine. Io non vedo i fagioli, ma non ci sono i fagioli. Ma ha detto che era fatta di fagioli, non ci sono i fagioli. Dove sono i fagioli? Vabbè. Ah, preparo la merenda e vi racconto una cosa che mi stava capitando al ritorno. Allora, volevo prepararmi un tè. Let's get la. C'è la musica e passa. Oh, me lo facciamo. Sicuramente dentro ci metterò una fettina di limone. Metterò due fettine di limone. Se vi siete persi il video su tutte le mie tisane, rimediate subito perché lo trovate sul canale, amici. Vi spiego come fare tisane di ogni tipo. Metto anche un po' di rosa. Lascio in infusione fino a che non diventa bollente. A poco spento aggiungo il tè al Red Blossom. Lascio in infusione per tipo 2-3 minuti. Guardate che faccio. Ok? Vai. Okay. Shake your booty. Starà buona.
Sembra una focaccia dolce ma non troppo dolce, è molto delicata. Ora è arrivato il momento in cui vi posso raccontare che cosa mi è successo prima, dopo aver comprato tutte queste cose mentre stavo tornando a casa. Piccola tips per tutte coloro che in quei momenti si sentono a disagio e non sanno come comportarsi. Stavo camminando e due ragazzi iniziano a camminare di fianco a me guardandomi con fare ammiccante, viscido, ma fisso, brutto. Noto questa cosa, mi giro, li guardo, mi guardano, mi giro e continuo il mio percorso tranquilla. In tutto ciò stavo messaggiando e non stavo facendo finta di messaggiare, stavo effettivamente messaggiando. Finita la stradina dove appunto mi stavano camminando di fianco, io attraverso e continuo a camminare nella linea parallela, nella parte opposta. Loro continuano a seguirmi e mi guardano. In quel momento nella mia testa è frullato il allora, o me li levo dalle subito e vediamo, però poi ho detto no, che non c'ho voglia, e poi sicuramente magari si appostano fuori, aspettano che esco. Di solito potrebbero far così le persone, no? Quindi che succede? Niente raga, io mi sono fermata in mezzo alla strada mentre c'era della gente sul marciapiede e guardavo in giro come se stessi aspettando qualcuno, guardando telefono e strada. Loro, non sapendo se andare avanti o indietro perché stavano seguendo me, mi guardano, fanno così, girano e tornano indietro. Fine, per tutto poi il percorso verso casa ovviamente ho guardato che non fossero dietro, però se n'erano andati, quindi piccola tips, se nel caso fate così, fate finta di tipo ma dove sei? Ah ti vedo, così, ok? E fermatevi in modo che se loro vi stanno seguendo e se stanno continuando a seguirvi, quella è una prova, si fermano con voi. Buon pomeriggio, io ho girato tutta Gallarate, la parte insomma più naturale di Gallarate, meno cementificata, per cercare la lavanda, anche tipo cresciuta per strada così o in qualche giardino, da chiedere un ramettino a qualcuno perché la vorrei prendere in natura, potrei andare a comprare la piantina effettivamente, però volevo trovarla un po' così magica, no? Sono nella mia via preferita, dicevo, perché è l'unica via piena di alberi, come potete vedere, piena di tigli, dove generalmente non passa quasi nessuno. Di notte in questa via vengo non troppo spesso perché comunque è una via scura e è una via molto buia la notte e ci sono un sacco di lucciole, cioè qua ho trovato tipo le lucciole più lucciolose della vita ed è carino perché oltre ad essere più alto, se si va nella parte qua si vede proprio dalla collinetta tutta, cioè tutta una parte di Gallarate ed è molto carina. Lì si intravede, cioè se si va tipo in quel punto, anche qua di lato, si vede tutta la parte bassa di Gallarate, bello. Ma poi qua si sta da Dio, essendo una via piena di alberi e cose naturali, essendo una via piena di alberi si sta freschi. Non so se scendere in bici o scendere a piedi, perché se scendo in bici la strada è pendentissima e potrei catapultarmi giù rotolando verso su, vola. Ha la cosa molto triste che come potete vedere c'è un tappeto, una distesa di foglie secche, perché appunto a causa di questa bellissima siccità qui una volta era pieno di insetti, di rumori, di tutto. Bello verde, brulicava di vita, adesso invece sembra autunno. È proprio triste, questa cosa mi rattrista molto. Mi sono svegliata con un discorso sull'essere umano e il mondo animale, ok? Perché? Perché ieri mi sono messa a vedere, e l'ho finita tutta, la miniserie che si chiama Keep Breathing, continua a respirare. La storia di questa avvocatessa che si ritrova ad un certo punto in mezzo alla natura, senza niente, da sola, completamente da sola, ad affrontare quella che è la vita in natura, appunto. Cosa che noi non siamo più abituati a fare, perché già senza una pietra focaia, un acciarino, un qualcosa, o che ne so, le basi anche di nord, sud, est, ovest, come trovarlo, tutte quelle cose là che... Il primo pensiero che viene in mente quando si sta in natura è che bello, mi rilasso, però quando poi pensiamo di doverci vivere, cioè un pensiero tipo di vita proprio lì in quel posto, perché non sai se effettivamente gli esseri umani potrebbero essere in grado di vivere nella natura,
Sì, c'è l'istinto di sopravvivenza, certo, però con tutti gli agi e i comfort che ci siamo creati oggi, l'ignoranza è grave, mi ha fatto pensare tantissimo, cioè noi in natura non saremo più capaci di vivere, è spaventoso questo pensiero. E quindi quella miniserie mi ha un attimo scioccata e stamattina mi sono svegliata con tutti questi pensieri, continuo a pensare appunto che non facciamo parte di questa terra, che non siamo parte di questo... di questa flora e di questa fauna. Siamo troppo pieni di cose, siamo abituati a scappare dalla natura per creare cose, quindi ora scendo in bici perché mi sta facendo male il braccio, non so più dove appoggiare, fa caldo, vado a casa perché fa troppo caldo, abbandono l'idea di cercare la lavanda e amen, se durante il percorso troverò un ciuffetto e chiederò a qualcuno me lo darà bene, se no lo comprerò. Mia raga, c'è un fresco che non vi dico. Mi sembra di ritornare a vloggare tipo a LA, ma non siamo a Los Angeles, nonostante le case sullo sfondo siano molto belle, molto Los Angeles, però non siamo a Los Angeles. Ho trovato questo legno però, molto carino, adesso capisco come intagliarlo. Oh, la vedete? Quella luce qui, ok? Sono tutte accese, sono tipo le 6:15, i lampioni anche di tutta quella via sono tutti accesi, no vabbè, ma consumiamo pure energia. Io sto diventando un po' scassapalle, lo so, però cioè dai raga, ieri sera io non ho dormito, si sono messi a tagliare, a disboscare tutta la via quella della ferrovia fino alle 2 di notte, fino alle 2 passate sono andati avanti con la gente che urlava dai balconi basta basta, vedi te. E quindi sì, a parte non aver dormito, ma stanno facendo di quelle cose assurde al limite del legale proprio. Così, perché lui ha bisogno di fare luce, perché non ce n'è abbastanza. Buonasera, io sto preparando la mia pasta fredda, che è già pronta per essere messa, è tantissima, lo so, ma me la farò durare anche per domani. Devo tagliare i pomodorini, poi aggiungerò la mozzarella, cubetti e... non lo so. Ora mangio, buon appetito! Buonasera, io mi sono guardata un film stupidissimo e sto per fare la merenda di mezzanotte. Ho già fatto anche la spazzatura, sono cotta. Buonanotte. Ok, ho deciso che starò così. Io ho creato questa specie di ribbon facendo zig zag con tittititi e poi legandolo, e ho messo il costume al contrario, che come vedete questo sta sotto e il dietro è il sopra, ma girato in questo modo rende tutto molto più spicy e accattivante. Direi prontissimi per disegnare, dipingere e darci all'arte, perché bene sì, oggi ci daremo all'arte, dato che domani poi lavoreremo tutto il giorno. Benvenuti in Dipingi con Gloria. Sono un po' indecisa perché non so se dipingere con gli acrilici o con gli acquerelli, che infatti sono quelli che, con cui ho fatto questo. Sono un po' indecisa. In effetti non so neanche che cosa fare, ma ogni volta non so che cosa fare, poi mi faccio prendere dalla musica, dalla manualità, dalle cose. Dovrei scollare tutto questo nel caso volessi usare la tempera, perché mi impedisce di fare altri miscugli. Adesso non ho voglia di pulire sta roba, quindi ci vediamo dopo. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Oh,
Pausa bananina. È passato un pomeriggio intero, io sono andata avanti e come potete vedere ho iniziato a fare cose che in realtà mi fa schifo, però non è un, cioè non c'è un perché sto facendo questa cosa, in realtà il perché è solo il mezzo per poter sfogare l'artisticità. Fa schifo, ne sono consapevole. Comunque, tra l'altro dei colori un po' tipo gli acquerelli, ho fatto un mix di acquerelli e acrilici, come ho detto prima, e il problema è che comunque sono di scarsa qualità, proprio perché li ho presi di scarsa qualità volontariamente, perché sapevo che mi servivano da allenamento, diciamo, anche se ho fatto l'artistico ma non dipingo dal 90, e quando dipingo in questi ultimi anni non è che dipingo che mi alleno ogni giorno, dipingo quando voglia, quindi non ho mai effettivamente allenato le mie capacità, ok? E niente, quindi adesso penso che mi farò da mangiare, anche se non è che ho tantissima fame, ma sono già le 8:30, è parecchio tardi. I gatti hanno già mangiato, come potete sentire dallo sfondo, stanno leccando tutti, ma tutti proprio. Lui pulizia profonda e intensa, lei anche, devo dire, e anche lei. Ma dove pensi di andare? Ma dove vuoi andare? Che ti prendi subito lo spavento. Infatti stai miagolando. No vabbè, ma loro così escono. Vuoi venire qua? Allora, mi sono preparata i funghetti trifolati con i carciofini, l'insalata russa con le patate, i piselli e le carote e dei baby peperoni. Se farmi questa pasta qua, che l'altra sera poi la camera era piena e non vi ho registrato niente, però io li ho fatti con quella salsa là, non è la stessa dei ciabaghetti, quindi delusione. L'ho usata e non mi ha particolarmente fatto impazzire, peccato perché mi aspettavo grandi cose da lei, cercherò di utilizzarle in un altro modo. Non so se fare una frittatina oppure rifare i... non lo so. Io non so niente, veramente, guardate, non ho... D'estate mi manca proprio l'inventiva per il caldo e anche un po' l'appetito, vorrei tipo pronto così. D'inverno invece mi viene lo sbatti, ma d'estate... Ho iniziato un film e niente, questa sarà la mia serata, mi svaccherò sul divano. Io adesso finisco di mangiare, mi guardo il film e niente, io spero che questo vlog confusionario vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente. Noi ci vediamo al prossimo, l'ho già detto prima. Ciao!